Il Covid può lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in forma grave, conseguenze anche dopo la guarigione. Per questo ho proposto che vengano stanziati 50 milioni di euro affinché il Servizio Sanitario Nazionale prenda in carico gratuitamente, con esami diagnostici e terapie, tutti i pazienti maggiormente colpiti dal virus anche dopo le dimissioni dalla struttura ospedaliera. Così il Ministro della Salute Roberto Speranza, che aggiunge: per i pazienti più anziani è prevista una valutazione multidisciplinare e in particolare per quelli sottoposti a terapia intensiva o subintensiva è previsto anche un colloquio psicologico. Il 20% della popolazione ha sperimentato sintomi depressivi nel corso della pandemia e sarebbero aumentati ansia e disturbi del sonno. È quanto emerge dal rapporto Italia 2021 dell'Eurispes, che ricorda anche che quasi un italiano su 5 ha assunto nell'ultimo anno farmaci come ansiolitici, antidepressivi, stabilizzatori dell'umore, antipsicotici, cioè i principali tipi di psicofarmaci. Il fatturato globale del settore è oggi stimato intorno a 1 miliardo di euro, si è decuplicato in circa un ventennio, ma il sistema sanitario nazionale continua a investire poco nell'assistenza psicologica. Prima infanzia, diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo, prematurità, ritardo psicomotorio e plusdotazione, disturbi del comportamento, disorganizzazione del movimento e disarmonia emotiva. Sono i molti campi di intervento dell'equipe multidisciplinare che opererà presso il centro Enteos Ido di Francofonte, di imminente apertura. Sabato 22 maggio sarà presentato in diretta Facebook sulla pagina dell'Ido. Il centro Enteos Ido è un centro di diagnosi e trattamento per i disturbi del neurosviluppo. Insisterà sul territorio di Francofonte, che è una cittadina in provincia di Siracusa, ma al confine con la provincia di Catania e molto vicina alla provincia di Ragusa. Quindi può andare incontro dando delle risposte a tante famiglie che sono costretti da anni a viaggiare nelle grandi città per potersi recare a dei centri di diagnosi intanto di eccellenza o dei grandi ospedali pubblici, oppure si devono accontentare di alcune possibilità di riabilitazione che magari privilegiano alcune parti del disturbo, alcune dimensioni che il disturbo presenta, piuttosto invece che la possibilità di avere un intervento di tipo più ampio. I traumi richiamano alla mente terremoti, incidenti, incendi, esplosioni, alluvioni o ancora la perdita di persone care. Da tempo però la psicopatologia ha dimostrato che anche eventi e fatti positivi, come promozioni e trasferimenti in luoghi più belli, possono avere una carica traumatizzante, perché ciò che traumatizza davvero è il cambiamento, soprattutto se imprevisto, e il fatto di non poter fare nulla. Ma non è tutto, perché poi ci sono i traumi precoci e a parlarne è Carlo Melodia, psichiatra, psicoanalista e presidente dell'associazione Via di Padova, che per rispondere alle esigenze formative sul trauma espresse dagli operatori della salute ha promosso insieme all'Ido di Roma il corso biennale dedicato al riconoscimento e alla cura dei disturbi dissociativi su base traumatica. La prima annualità è partita lo scorso anno, ma a luglio partirà la seconda, dedicata esclusivamente agli psicoterapeuti. Soprattutto nella psiche più fragile, quindi stiamo parlando di bambini piccoli, bambini che non hanno ancora delle funzioni difensive sviluppate e capaci di fronteggiare gli eventi dolorosi, in realtà abbiamo magari dei piccoli eventi dolorosi, piccole distonie, piccoli malintesi con l'ambiente che dovrebbe fornire cure, che nella cronicità, nella continuatività e nell'accumulo di micro frustrazioni e micro stress, in realtà determinano uno stress cumulativo e un trauma cumulativo che di fatto poi produce delle risposte patologiche. Possono essere invece veramente degli elementi molto piccoli, i malintesi, il non ascolto, l'assenza di un genitore, assenza sia corporea ma qualche volta anche solo emotiva, l'incapacità di sintonizzarsi, di accettare i ritmi di un bambino, veramente degli eventi che qualche volta sfuggono allo sguardo di chi non è un esperto, che però determinano alla lunga un trauma che può determinare poi delle soluzioni psichiche patologiche, quelle di cui si occupa
in prevalenza il nostro master, di cui ci occupiamo come terapeuti da anni, e che riguardano i traumi precoci, non necessariamente appunto quelli macroscopici, qualche volta si combinano, ma soprattutto dei traumi più invisibili, che però determinano lesioni in qualche modo del funzionamento psichico, una mancanza di coordinazione delle diverse parti del sé, che noi chiamiamo poi dissociazione psichica. Le richieste di aiuto e gli accessi al pronto soccorso aumentano da 10 anni. È una crescita costante a cui non è corrisposto un adeguamento delle risorse stanziate e nelle strutture messe a disposizione. La Lombardia è messa meno peggio rispetto alle altre regioni, ma questo non vuol dire che siamo messi bene, perché di fatto anche qui i centri diurni per gli adolescenti e i posti letto intensivi sono pochissimi. Le nostre liste di attesa si quadruplicheranno, perché nei prossimi 5 anni andranno in pensione 200 neuropsichiatri infantili e ne entreranno meno della metà. A dirlo è Antonella Costantino, a capo della neuropsichiatria infantile del Policlinico di Milano e della Simpia. Anche in Lombardia continua a succedere che un ragazzino su 4 va a finire in reparto di psichiatria degli adulti, che è assolutamente non indicato, cioè viaggiano anche una serie di idee sul facciamo dei reparti misti da 12 a 25 anni, non so, io mio figlio 12enne insieme a un 25enne in un reparto psichiatrico non lo metterei, nel senso che hanno proprio bisogni diversi, interessi diversi, ma anche normative di riferimento diverse, un minorenne è un minorenne, non è un adulto, al di là di tutto. Quindi uno su 4 finisce ancora in un reparto di psichiatria per adulti un altro, diciamo che insomma un terzo più o meno riesce ad andare in neuropsichiatria infantile, siccome sono stati implementati i reparti, i due terzi finiscono tra psichiatria adulto e pediatria. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.